Ciao a tutti, bentornati sul nostro canale Camperlust o benvenuti se è la prima volta che cliccate su un nostro video. Se non ci conoscete, io sono Matteo e questo è un canale di viaggi in camper. Prima di partire con questo video ci teniamo a fare una premessa, perché magari per chi non ci conosce e non sa come funziona un camper, dobbiamo spiegare alcune cose. Ogni circa 2-3 giorni con il camper bisogna recarsi in un'area di carico e scarico per scaricare le acque grigie e le acque nere e caricare acqua pulita. Il camper funziona così, per chi non lo sa. In questo video abbiamo trovato l'unica area carico e scarico di questa zona. Non diremo il nome della zona per evitare qualsiasi tipo di problematica, dato che quello che andrete a vedere nel video, insomma, è una situazione, diciamo, un po' particolare. C'è solo da dire una cosa, che di tutti questi anni di nostri viaggi in camper e prima anche non con il camper, non ci siamo mai trovati in una situazione di questo tipo. È stato veramente qualcosa di assurdo e per un attimo ci siamo anche sentiti in pericolo, perché lo capirete nel video, eravamo praticamente chiusi, avanti non si poteva andare, indietro non si poteva tornare, come vedrete, come capirete. Poi fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate. Noi sinceramente siamo un attimino perplessi, perché in una situazione del genere non ci eravamo mai trovati, di posti nel mondo qualcosina l'abbiamo visto, con il camper in Europa siamo stati in diversi stati ed è veramente assurdo e anche un po' triste vedere una situazione del genere in Italia. Comunque, detto questo, dovevamo semplicemente fare queste precisazioni per farvi capire perché eravamo in questo punto, perché il video inizia subito così. Non ci aspettavamo di trovarci in questa situazione, quindi appena abbiamo capito dove eravamo abbiamo iniziato a filmare. È assurdo che di tutte le volte che rientriamo a casa dopo mesi e mesi e mesi ci rendiamo conto di quanto il nostro paese è... Insomma, guardate il video e ci vediamo nei commenti. Problemi seri con la spazzatura. Mamma mia. In fondo a sinistra. Vabbè, ma dove cazzo siamo finiti? Questa strada porta ad un impianto di depurazione delle acque che offre anche il servizio di carico e scarico per i camper. Ma dove cavolo siamo finiti? Non vogliamo che si legga il nome dell'azienda, perché non sappiamo se è un'azienda pubblica o privata. Ma soprattutto non abbiamo capito il motivo di tutta la spazzatura accumulata lungo la strada. Chiaramente non è l'isola ecologica, e del perché ci siano famiglie che vivono in questa situazione. C'è nessuno. Adesso è girarci, voglio proprio vedere. Cioè, guardate che... Vabbè. C'è nessuno? Abbiamo intercettato un tizio che ci ha aperto, adesso vediamo cosa stiamo... In mezzo... Comunque c'è gente che vive lì dentro, c'era una ragazza con un bambino dentro un lettino. Non venite qua, ragazzi, vi consiglio di non venire qua. Incredibile. Ecco, l'abbiamo trovato, c'è questo scarico camper gratis, c'è anche scritto. Il chirurgo sta indossando i guanti sterili per queste operazioni ad altissimo rischio. Tanti di voi che dicono, ma la vita è facile, beati voi che siete in camper, noi non possiamo farlo. Venite a fare sta roba, poi me lo venite a dire. Vai. Se lo fareste o no. Giusto? Giusto. Dai. Qui la situazione è veramente al limite. Un esempio per tutte le donne all'ascolto, guardate Manu che non si fa assolutamente problemi a scaricare la cassetta. Che devo fare? Questo, io vorrei capire, questo carico e scarico credo sia il peggiore. Ma io vorrei capire la persona che ha aggiunto questo carico e scarico su Park Fortnite, ma come ha fatto a trovarlo? No, ma infatti c'era scritto fate, non andate perché c'è pieno di gente a campare. Siamo arrivati nel momento, oh mamma, da qua. Come potete immaginare, non è proprio salutare vivere e comunque transitare in questa zona piena di spazzatura. Lo chiudi? Sì, lo chiudo, sto chiudendo un attimo, fammi...
in Italia, non siamo, siamo in un paese del terzo mondo. Da Milano siamo, esatto, siamo a 100 come km. Potete vedere qui c'è un deposito di spazzatura, queste persone vivono qui. E guardate che cosa succede adesso. Qui non si passa. Quello di prima. Oddio. Oddio. Oh, madonna. E adesso? Mamma mia, che situazione. Perché siamo venuti qua? Ma non lo so, mi sto chiudendo, fanno passare. Guardate che cazzo c'è qua. Ma non questi due qua. Non ho capito chi sono, questi due qua. Ma due che lavorano qua. Cosa fanno? Boh. Mamma mia, mai visto che la mia. Comunque avremmo respirato tanta di quella merda. Madre di Dio, che situazione. Comunque i posti che scegli tu sono sempre migliori. Degrado, ragazzi, questo è veramente degrado. Più sconcertante che c'erano dei bambini che vivevano lì dentro, dei bambini. Che degrado, eh? L'Italia, signori, questa è l'Italia. Wow, l'Italia, che bello, il bel paese. E il video si conclude così. Appunto, fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate, se eravate mai stati in questo posto o se vi siete trovati in una situazione simile. Se non avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, per voi è un piccolo gesto, per noi vuol dire molto, e ci vediamo al prossimo video.